Salve utopiste e utopisti. Dalle trame del tempo, questa sera evocheremo la grande dama francese dell'anarchia, Louise Michel, e le sue meravigliose utopie. In Francia, Louise Michel è un mito, un'insottomessa, una rivoluzionaria, alla quale nulla fu risparmiato: campo di concentramento, prigionia, deportazione, addirittura l'internamento in ospedale psichiatrico. Le sue lotte furono sociali, femministe, ecologiste, anticolonialiste, antispeciste. Il nome di questa donna complessa, tormentata, con una critica terrificata del mondo, alla quale non è mai venuta meno, in Italia non è tra i più noti, purtroppo anche per chi si occupa di storia del pensiero politico. Eppure, recentemente, è tornato d'attualità nelle rotte del Mediterraneo, dove è comparsa una nave umanitaria, finanziata dallo street artist Bansky, che presta soccorso ai profughi e che porta proprio il suo nome, il nome di Louise Michel. Ed è una scelta, crediamo, che lei stessa avrebbe approvato, perché in qualche modo è coerente con il carattere, con lo slancio umanitario del suo pensiero politico, un pensiero politico che ha i tratti di un vero e proprio apostolato rivoluzionario, caratterizzato da un ardore libertario totalizzante per la causa dell'umanità e della sua emancipazione. E riflettendo a ciò che accade in questo nostro mare, sembra sentire la sua voce: nero destino, che fai tu del mio gigantesco sogno? Louise Michel, vissuta tra il 1830 e il 1905, è soprattutto famosa per il ruolo avuto durante la Comune di Parigi, una delle più radicali esperienze di sovversione dell'ordine politico, sociale e culturale in Europa. La Comune fu soffocata nel sangue dopo appena 2 mesi, nella primavera del 1871, ma è rimasta nella storia come un esempio e un ammonimento. Figlia illegittima di un nobile, donna da sempre votata all'abbattimento delle costrizioni tipiche della società patriarcale, Louise non fu solo una rivoluzionaria, una combattente sulle barricate di Parigi, ma fu anche un'educatrice, imperterrita fondatrice di scuole, una maestra che innovò i metodi di insegnamento, mettendo al centro di tutto i bambini, la loro fantasia, i loro talenti, con un approccio decisamente anti-autoritario. Per Louise Michel educare significa toccare ciò che esiste di più vivo e vitale in ogni essere umano e contagiare e accendere il fuoco della passione, una sorta di iniziazione, insomma. In più, non trascurò mai il suo interesse per la letteratura, scrisse saggi e poesie con lo pseudonimo di Enjolras, in omaggio all'intransigente rivoluzionario dei Miserabili di Victor Hugo. Secondo Louise, l'artista e lo scrittore hanno una missione sociale da compiere, e nel discorso di fronte ai suoi giudici afferma: «Io sono ambiziosa per l'umanità. Io vorrei che tutti fossero abbastanza artisti, abbastanza poeti, da far sparire la vanità umana». Comprende proprio tutti e tutto il pensiero della sua rivoluzione sociale: le donne, i bambini, gli anziani. Non c'è umile che venga escluso, perché considera la società come un unico corpo organico dentro cui ogni vita, vegetale, animale, minerale che sia, ha diritti di esistenza per il cui rispetto è necessario combattere. Fu infatti anche una pioniera dell'animalismo. In alcuni suoi scritti legò la sua spinta rivoluzionaria proprio a una riflessione sulla condizione animale. Nel suo poema «Dal fondo della mia rivolta contro i potenti» possiamo leggere: «Al fondo della mia rivolta contro i potenti trovo, più antico, il ricordo dell'orrore delle torture inflitte alle bestie, e più l'uomo è feroce verso la bestia, più e carponi davanti agli uomini che lo dominano».
Recentemente la poetessa Maria Farabi, curatrice di un'antologia di testi scelti dalla vastità delle opere di Louis Michel e dal titolo evocativo È che il potere maledetto e per questo io sono anarchica, racconta: Ho creduto necessario portare questo fuoco femminile in Italia, peraltro ancora troppo poco conosciuto, quanto mai attuale e stimolante, in un clima di confusione, decadenza e svilimento generale. Un libro ricchissimo, vi si affacciano molti protagonisti della vita culturale e politica europea che incrociarono la strada di Louis Michel. Victor Hugo, con il quale intrattenne una lunga relazione epistolare, e col quale condivise l'utopia di distruggere la miseria. Théophile Ferré, tra i protagonisti della Comune di Parigi, al quale fece giungere una poesia di addio, Les Œillets Rouges, prima della sua esecuzione sommaria. Auguste Blanqui, il suo mentore, che vede nella condizione delle masse lavoratrici il risultato di una organizzazione sociale ingiusta che deve radicalmente cambiare, e questo al prezzo di una rivoluzione. Paul Verlaine, che nel 1886 le dedicò il poema Ballade en l'honneur de Louis Michel. Tante e quante anime écorchées vivantes a quell'epoca, e quanto poche ai nostri giorni. Comunque, ma arriviamo al processo di Louis Michel. Nel processo l'accusa la dipinse come ambiziosa di elevarsi a livello dell'uomo, superandolo nei vizi. È responsabile di tentato colpo di Stato, istigazione alla guerra civile, complicità nell'esecuzione di ostaggi, uso di armi militari e falsificazione di documenti. La Michelle rifiutò di difendersi, dichiarandosi sostenitrice assoluta della rivoluzione sociale, assumendosi la responsabilità di tutte le sue azioni e chiedendo per sé la condanna a morte. Se mi lascerete vivere, esorterò incessantemente alla vendetta. Non voglio difendermi e non voglio essere difesa. Appartengo completamente alla rivoluzione sociale e mi dichiaro responsabile delle mie azioni. Bisogna escludermi dalla società? Siete stati incaricati di farlo. Bene, l'accusa ha ragione. Sembra che ogni cuore che batte per la libertà ha solo il diritto ad un pezzo di piombo. Ebbene, pretendo la mia parte. Ascoltiamo la sua dichiarazione pronunciata dinanzi alla Corte di Assise della Senna nell'interpretazione dell'attrice Sylvie Testud, tratta dal film di Solveig Anspach, Louise Michel, La Rebelle. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Fu condannata alla deportazione a vita. E per 20 mesi fu reclusa nell'abbazia di Auberive, trasformata in prigione. Ed è a questo momento che Victor Hugo le dedica la poesia Vir Romaior, di cui ascolteremo il testo originale letto da Michel Piccoli con la mia traduzione in italiano in sottofondo. Pour Louise Michel, Viro Major. Ayant vu le Avendo massacre visto immense, l'enorme massacro, le la combat, lotta, il popolo sulla le peuple croce, sur sa Parigi in croix, ginocchio,
La pietà Paris, formidabile era nelle tue parole. Stavi facendo quello che fanno le grandi anime folli e stanca di lottare, di sognare, di soffrire. Hai detto, ho ucciso perché volevi morire. Stavi mettendo a te stessa, terribile e sovrumana, Giuditta l'oscura ebrea, Aria la romana, ti avrebbero applaudita mentre parlavi. Dicevi agli altolocati, ho bruciato i palazzi. Glorificavi chi viene schiacciato e calpestato, gridavi, ho ucciso, che mi uccidano. E la folla ascoltava questa donna altera accusarsi. Sembravi mandare al sepolcro un bacio, il tuo occhio fisso pesava sui giudici lividi e hai pensato allo stesso modo delle ominidi. La morte pallida era dietro di te, l'intera sala era piena di terrore perché il popolo insanguinato odia la guerra civile. Fuori si sentiva la voce della città. Quella donna ascoltava la vita dai rumori confusi dall'alto, nell'atteggiamento austero del rifiuto. Non sembrava capire altro che una gogna eretta per un'apoteosi. E trovando l'affronto nobile ed il supplizio bello, sinistra affrettava il passo verso la tomba. I giudici sussurravano che muoia, è giusto, è infame, a meno che non sia Augusto, diceva la loro coscienza. E i giudici pensierosi tra un sì, tra un no, come tra due scogliere, esitavano, guardando la colpevole severa. E quelli che, come me, sanno che sei incapace di tutto ciò che non è eroismo e virtù, quelli che se ti domandassero da dove vieni e ai quali tu risponderesti «Vengo dalla notte in cui si soffre, sì, ho appena finito il compito e voi state facendo un gran casino», coloro che conoscono i tuoi versi misteriosi e dolci, i tuoi giorni, le tue notti, le tue cure, i tuoi pianti dati a tutti, la tua dimenticanza di te stessa per salvare gli altri, la tua parola simile alle fiamme degli apostoli, quelli che conoscono un tetto senza fuoco, senza aria, senza pane, un letto di cinghia su un tavolaccio, la tua bontà, il tuo orgoglio di donna popolare, l'aspra tenerezza che dorme sotto la tua rabbia, il tuo lungo sguardo di odio verso tutti gli inumani e i piedi dei bambini riscaldati nelle tue mani. Quelli, donna, che davanti alla tua feroce maestà meditavano, e nonostante l'amara piega della tua bocca, nonostante il malefico che si accanisce su di te e ti lancia tutte le grida indignate della legge, nonostante la tua voce fatale alta che ti accusa, hanno visto l'angelo risplendere attraverso la medusa. Sei stata alta e sei sembrata strana in queste discussioni, perché, miserabili come tutti i vivi del mondo, niente li turba di più che due anime mescolate, il divino caos delle cose stellate, intravisto nelle profondità di un grande cuore inclemente, e un'esplosione vista in una fiammella. Imbarcata sulla Virginie nell'agosto del 1873 per essere deportata in Nuova Caledonia, mentre la nave si allontana dalle coste francesi, la Michelle canta con gli altri prigionieri una delle canzoni simbolo della comune, Le temps de cerise de Jean-Baptiste Clément. Comme nous chantons
in questa traversata che la porta verso l'esilio, diviene anarchica. Così scrive nelle sue memorie. Anarchica sono diventata quando siamo stati deportati in Caledonia e dovevamo sopportare i tormenti fisici. Questo non ci impressionava però. Nella nostra coscienza saremmo stati dei veri criminali se avessimo agito diversamente da come abbiamo fatto. Piuttosto avremmo dovuto rimproverarci di non esserci strappati il cuore dal petto, perché in certe circostanze l'autocommiserazione è tradimento. In ogni caso, ci tenevano in gabbie come tigri e leoni affinché noi ci pentissimo della nostra giusta lotta per la libertà. Volevano anche pretendere ulteriori precauzioni contro malfattori come me. Nel corso di 4 mesi non vedemmo che cielo e acqua, e solo di rado appariva all'orizzonte la vela bianca di una nave, come un uccello. Queste immagini di estensioni immense mi toccavano profondamente. Avevamo molto tempo, dondolati dal ritmo leggero delle onde, che si alzavano a volte come se 2 braccia le avessero prese e poi riscaraventate nelle profondità del mare. E il vento, che suonava tra le vele, cadeva ad intervalli molto brevi in bassi immensi, per poi rilanciarsi con un fischiare stridente. La nave gemeva tra le onde. Eravamo esposti agli elementi e c'era tempo per pensare. Dato che paragonavo continuamente le cose, gli avvenimenti e le persone, e poiché ho visto i nostri compagni della comune all'opera, sono arrivata ben presto alla conclusione che addirittura gli onesti, una volta al potere, sono tanto incompetenti quanto i bricconi dannosi, e vedevo l'impossibilità che la libertà si potesse associare con un potere qualsiasi. Il potere maledetto, ecco perché sono anarchica. Sentivo che una rivoluzione che prendesse una forma governativa qualsiasi non potesse essere che un'apparenza ingannevole, potendo segnare solo un passo, ma non in grado di aprirsi completamente al progresso. Sentivo che le istituzioni del passato, che sembravano già svanite, rimanevano solo con un'altra etichetta, e che tutto nel vecchio mondo giacesse incatenato e rappresentasse perciò un tutt'uno che dovesse crollare nel suo insieme per lasciare spazio ad un mondo nuovo, felice, libero sotto i cieli. Io sono quindi anarchica perché solo l'anarchia può rendere felici gli uomini, e perché l'idea suprema che possa essere pensata dalla ragione umana è l'idea anarchica. Così come passano le epoche, seguiranno progressi ancora sconosciuti. Non sanno poi tutti che ciò che può sembrare utopia ad una o 2 generazioni potrebbe già verificarsi per la 3ª generazione? Solo l'anarchia può rendere l'uomo cosciente, perché solo essa lo rende libero. Essa sarà allora il passo compiuto da un branco di schiavi verso una società umana. Per ogni uomo raggiunto il potere, lo Stato non è che l'immagine speculare di se stesso. Lo guarda come un cane guarda l'osso che sta masticando, e solo per il suo vantaggio lo difenderà. Così come il potere rende duri, egoisti e crudeli, allo stesso modo la schiavitù umilia. L'anarchia sarà quindi la fine della miseria spaventosa di cui da sempre soffre l'umanità. L'umanità vuole vivere e si rivolge all'anarchia nella lotta disperata per evitare l'abisso. Questa sarà una scalata dura. Qualunque altra idea assomiglia alle pietre che scivolano via e all'erba che si calpesta scalando la montagna. E non dovremmo combattere solo in modo coraggioso, ma anche ragionevolmente. È arrivato il tempo che l'ideale più grande e più bello di tutte le finzioni che lo hanno preceduto si avveri in piena grandezza, affinché il popolo, privato dei suoi diritti, non abbeveri più col proprio sangue quella chimera ingannevole. Sì, per questo sono anarchica. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Giunta in Nuova Caledonia, si interessa alla cultura delle popolazioni autoctone, i Kanaki, e insorge contro il colonialismo. Insegna ai figli dei deportati e fonda una scuola femminile.
Dopo l'amnistia, il ritorno a Parigi nel 1880, dove prosegue la sua attività militante con conferenze in Francia e in Europa. Il 18 marzo 1882, durante una riunione nella Salle Favier di Parigi, propone che gli anarchici adottino a proprio emblema la bandiera nera, dichiarando: «Basta con la bandiera rossa, bagnata del sangue dei nostri soldati. Io inalbererò la bandiera nera che porta il lutto dei nostri morti e delle nostre illusioni». Tenuta sempre sotto stretto controllo dalla polizia francese, nel 1890 si trasferisce a Londra per gestire una scuola anarchica e dove scriverà Storia della mia vita, che va a completare le famose memorie pubblicate nell'86. Nel 1904 torna definitivamente in Francia e nel gennaio del 1905 fu salutata per il suo ultimo viaggio da una folla di 120.000 persone. Louise Michel ha risposto presente al presente, non se n'è assentata, tutto ha rimesso in causa, non ha considerato i problemi sociali come una fatalità sulla quale non si ha alcun potere, ha dedicato tutto il suo spazio vitale all'esigenza di una solidarietà attiva fondata sull'esercizio di una coscienza critica. Non ha giustificato l'orrore, non ha solo sognato o immaginato la situazione ideale nella quale avrebbe potuto o voluto vivere, ma ha assunto pienamente la libertà che esiste in ogni atto di resistenza e, come direbbe Deleuze, ha creato resistendo, costruendo. La sua è stata una sfida dell'essere, attraverso una miriade di relazioni non utilitarie con gli altri, con il mondo, con se stessa. La tela della sua vita è animata da vibrazioni insospettate, aumenti improvvisi di energia, scoppi di luce, tunnel segreti, sorprese. E nel mosaico degli sguardi suggerisce, indica, il cammino che l'antico oracolo di Delfi manifestava come quello della salvezza dell'anima. E allora, non lasciamoci invadere da certe psicologie dell'adattamento sempre più predominanti che ci invitano ad essere sempre meno noi stessi e sempre più adatti al sistema, che ci spingono ad adeguare le nostre idee e ridurre le dissonanze per armonizzarle all'ordine funzionale del mondo, a conformare la nostra condotta indipendentemente dai nostri sentimenti e dalle nostre idee. Non accettiamo la situazione paradossale delle nostre società conformiste e omologate, dove l'autenticità, l'essere se stessi, il conoscere se stessi, tutto ciò che si allontana dalla ricerca di interessi o di potere, ogni pratica di solidarietà diventano qualcosa di patologico o appaiono come opzionali, semplici questioni di opinione e risvegliano addirittura qualche sospetto. E di fronte a questa logica insidiosa che fagocita l'umanità e distrugge la vita e la libertà, assumiamo completamente questa resistenza come un'esigenza ontologica. Rispondiamo all'appello eutopico di Louise Michel, anche se sappiamo, e purtroppo lo sappiamo da tempo, che le sconfitte della parte più ambiziosa delle aspirazioni umane si ripetono ciclicamente, anche se è difficile capire perché certe cose conquistate nell'esperienza comune, alla ricerca convinta di traguardi straordinari e difficili, possano essere reversibili, anche se è difficile supporre che alcuni punti di coscienza raggiunti in incandescenza siano revocabili. Ma anche se continuiamo a percorrere il nostro cammino di dismisura, ad allargare le nostre visioni umane verso passioni e orizzonti cosmologici, come suggerirebbe Louise Michel, per ritrovare un altro livello dell'esistenza, il comune, come sperimentazione che ci riguarda tutti, per riaccendere una felicità che sia armonia, coincidenza con l'essere, superamento degli impulsi immediati, dei calcoli, nell'organizzazione di scelte infinitesimali, innestate in resistenze molecolari nelle strette maglie del quotidiano dei senza voce, dove si può scegliere la comodità,
la stasi, il mimetismo, finendo per costruire una vita di disertore, o abbracciare la conoscenza, la resistenza, il divenire, per l'autostrutturazione e l'autovalorizzazione del tempo, quello che Jack London chiamava il sud dell'esistenza. Ma per terminare lasciamo a Louise Michel, la santa anarchica, l'incendiaria parigina, l'ultima parola. Chi sono io, Louise Michel? Non rendetemi migliore di ciò che sono o che siete. Sono capace di qualsiasi cosa, amore e odio, come voi. Quando la rivoluzione giungerà, voi, io e tutta l'umanità saremo trasformati. Tutto verrà cambiato e i tempi migliori avranno gioie che le persone di oggi non sono capaci di comprendere. La sensibilità per le arti e la libertà diventeranno di certo maggiori e il raccolto di questo sviluppo sarà meraviglioso. Oltre questi tempi maledetti arriverà un giorno in cui l'umanità libera e conscia del suo potere non torturerà più né uomini né bestie. Questa speranza vale tutte le sofferenze che subiamo mentre ci muoviamo attraverso gli orrori della vita. Well on the way. Ciao Luisa e merci beaucoup. Con voi, care utopiste e cari utopisti, ci risentiremo come al solito tra una quindicina di giorni e non dimenticate, aspetto sempre i vostri contributi, la vostra collaborazione. Allora, io sono qui.